io vi ringrazio e vi invidio, perché le mie domeniche pomeriggio le passavo in altre maniere quando avevo le domeniche pomeriggio a disposizione, e vi ringrazio perché se ci proponiamo di essere forza di governo dobbiamo anche conoscere il passato per preparare il futuro, e dobbiamo conoscere numeri, storie, economie, sistemi giuridici, e quindi buon lavoro. Ringrazio Armando e la sua squadra perché hanno messo insieme veramente un parterre di studenti e professori al confronto del quale la Leopolda è una pippa. E quindi grazie. Sulla camicia mi sono messo una maglietta perché io sono preoccupato. Qua io ho visto il programma, si parlerà di economia, di fisco, di giustizia, di scuola, di storia, di futuro, di Europa, di istituzioni. Però c'è disperato bisogno di normalità. Mi hanno chiesto chi saranno i candidati a Roma, Milano, il governo. Non cerchiamo superuomini. Io ho visto che qualcuno cerca grandi luminari, manager, professoroni. Se i professoroni sono Monti e La Fornero, lasciamoli in casa di riposo, perché non c'è bisogno di c'è disperato bisogno di normalità, piedi per terra, fatica, onestà e normalità. Perché mi metto una maglietta che mi aveva regalato l'anno scorso? Perché io ieri, andando in macchina, prima a Forlì e poi a Perugia, dove c'erano centinaia di persone del Pesarie, si è fatto la prima cena della Lega in Umbria, e a Pianello vicino a Perugia hanno dovuto bloccare le adesioni perché sono arrivati a quota 600 e non ci stava più la gente. A casa loro, tra virgolette. Ormai non esistono più case loro, intoccabili, che la sinistra dà per acquisite e per vinte a prescindere. Io posso candidare in Toscana, in Umbria, nelle Marche, anche un posacenere, tanto votano un posacenere. Fortunatamente la gente non è più così condizionata e condizionabile, anche se, lo dico da giornalista, stiamo vivendo un regime mediatico al confronto del quale l'Istituto Luce fa la figura di Peppa Pig, perché stanno veramente vendendo, costruendo, fotografando e spacciando un mondo al contrario che non è quello che noi troviamo camminando per Roma oggi, o per Milano o per Bologna. E ieri, andando a Perugia, ho sentito il gioielliere di Vicenza, non so se ve lo ricordate, quello che era stato aggredito e rapinato, e poi solo l'intervento di un benzinaio, onore al merito, aveva evitato altri danni. E perché ho chiamato questo gioielliere di Vicenza? Perché parlo di normalità? E perché sono contento che possiate fondare la vostra normalità su nozioni ben conosciute? Perché l'Italia rischia di diventare un paese del quinto mondo. Solo settimana scorsa tre fatti di cronaca incredibili. Vicenza, condannato a 5 anni e 4 mesi un commerciante di rottami, qui non stiamo parlando del grande imprenditore, un commerciante di rottami, invalido civile, che ha trovato due ladri nomadi, rom, non tutti i rom sono ladri, troppi rom sono ladri, non tutti, ma insomma la percentuale è abbastanza preoccupante, li ha trovati armati di spranga nel suo magazzino, ha sparato, li ha feriti entrambi. Il risultato della giustizia italiana, paese poco normale, 5 anni e 4 mesi al commerciante e 4 mesi ai rapinatori. Il commerciante è condannato a risarcire con 135.000 euro le famiglie dei due poveri rapinatori. Il commerciante è invalido civile con 300 euro al mese di pensione. Che vale la storia del fatto che io ieri ero con i bimbi a casa, ho visto il TG5 delle 13 e pensavo di essere su Scherzi a parte, perché ho visto le interviste ai familiari di due rapinatori che a Napoli sono stati uccisi per legittimissima difesa da un commerciante aggredito, e questi hanno la faccia tosta di andare in diretta nazionale a dire: lo ammazziamo, tanto la nostra famiglia è molto numerosa, lo andiamo a trovare. Risultato: il commerciante oggi vive sotto scorta in una località segreta. Ciliegina sulla torta: io oggi pomeriggio sarò in provincia di Varese, dove martedì
un tizio con numerosi precedenti penali, prima ha fatto una rapina, poi ha rubato una macchina, a bordo di questa macchina rubata ha iniziato a correre con un matto, una pattuglia dei carabinieri l'ha notato, gli ha intimato l'alt, questo prima si è fermato, un carabiniere è sceso, questo è ripartito, ha tirato sotto il carabiniere, fratture scomposte all'ospedale, il collega del carabiniere cosa ha fatto? Ha sparato, fa il carabiniere, ha sparato, l'ha ucciso, ogni vita umana persa è una sconfitta per l'umanità, però qualche vita umana persa è una mezza sconfitta per l'umanità. Risultato, il carabiniere è indagato per eccesso colposo dell'uso legittimo di armi. Ora, se in una settimana lo Stato italiano condanna il commerciante, è costretto a mettere sotto scorta il gioielliere che si difende e indaga un suo tutore dell'ordine che ha fatto solo e semplicemente il suo dovere, vuol dire che al di là dell'economia questi ci stanno organizzando e stanno organizzando per i nostri figli un mondo al contrario, dove se sei una persona per bene devi aver paura, dove se sei una persona per male puoi fare quello che vuoi, tanto male che vada ti fai qualche mese di galera e poi torni a fare quello che volevi. Io spero che questa scuola politica formi persone che inondino l'Italia di normalità, perché c'è incredibile bisogno di normalità, perché se non siamo liberi di vivere le nostre città manca tutto, la libertà prima di tutto. Tu puoi fatturare 10 milioni di euro al giorno, ma se non sei libero di prendere la tua macchina, di entrare in casa tua, di prendere la metropolitana, è finita. Quindi la sicurezza, la normalità e la tranquillità vengono prima di tutto, queste non si insegnano a scuola politica, queste le insegnate voi col vostro esempio ai vostri figli, e questo vi chiedo, non arrendiamoci mai. Anche se le televisioni non ne parlano, non arrendiamoci mai, perché la verità è dalla parte nostra. Chiediamo semplicemente regole, rispetto e serenità. Niente di più e niente di meno. E io temo che il governo Renzi sia strumentale per capovolgere questa normalità. Il dibattito sull'insegnamento del gender a scuola, poi si arrabbiano, no, ma non esiste la teoria gender. Poi, e c'è qualcuno che sostiene che non bisogna più insegnare, l'ho letto, un docente, non mi ricordo il nome, ma il fatto che sia docente ci dice a che livello siamo, basta con queste fiabe all'antica che insegnano dei disvalori, basta con Cenerentola, basta con Biancaneve, che relegano la donna a un ruolo marginale. Se uno pensa che i problemi della donna di oggi dipendano da Cenerentola e Biancaneve, è un imbecille, giù le mani da Cenerentola e da Biancaneve, che hanno educato decine di generazioni che semmai poi vengono diseducate dal messaggio che arriva dalla mala politica e dalla mala giustizia. Ma questo per dire che stanno minando alle basi il futuro della nostra società. E soprattutto in politica internazionale, io sono preoccupatissimo, lo dico da europarlamentare, sono estremamente preoccupato, perché la storia insegna che dopo le grandi crisi qualcuno ha sempre cercato di fare grandi guerre per far ripartire l'economia. Il problema è che stanno preparando le guerre sbagliate. Il problema è che oggi, mentre noi siamo qua questa domenica mattina, ci sono 250 carri armati e 40.000 uomini armati della NATO. Sapete dove? Ai confini con la Russia. Come se il nostro problema fosse essere invasi dai russi stanotte. Che uno magari potrebbe anche dire magari. Visto che a Mosca c'è un ordine pubblico, no. E invece sulla Siria e sulla Libia, che sono due focolai di terrorismo che si sta espandendo a macchia d'olio e che rischia di arrivare in piazza Roma, perché ce l'hanno anche detto, non sia che un domani uno dica non lo sapevo, ce l'hanno detto, arriviamo a Roma. E però sulla Siria e sulla Libia Renzi sta riflettendo, stanno valutando, perché serve una soluzione diplomatica. Voglio vedere il mediatore che va a dialogare con l'ISIS, voglio vedere se esce dalla gabbia dopo aver mediato. Sono pericolosi, sì, magari c'è un ex sindaco di Roma che potrebbe fungere da mediatore, però non lo invitano neanche là, mi sa che anche loro smentiscono, non l'abbiamo invitato.
Però se c'è gente che ti dichiara guerra, che brucia vivi e crocifige gli esseri umani nel 2015, è un problema. È un problema di questo tipo, non si affronta col dialogo, si affronta con le maniere forti. E quindi io i 250 carri armati, 40.000 uomini armati, se potessi scegliere dove mandarli, non li mando in Russia, li mando in Siria, visto che là ormai la metà del territorio, grazie all'imbecillità dell'Europa, delle istituzioni internazionali e dell'Italia, del servo Renzi, ha permesso che ormai il 50% del territorio siriano sia in mano a questi pazzi, fanatici, folli, pericolosi, che, come diceva un prete che ho incontrato settimana scorsa, fuggito dalla Siria, mi ha detto: Salvini, voi però siete troppo moderati. No, pensi che ci dicono l'esatto contrario, che se no, ma Salvini no, non può spaventare i moderati. No, ma che moderati? Ma voi non vi state rendendo conto che c'è un'islamizzazione pianificata e organizzata? Salvini è stato dato là per anni, ma lei si domanda perché ci sono paesi enormi, con enormi spazi, enormi ricchezze, a decine di chilometri di distanza dove questa gente scappa, e invece questa gente preferisce farsi 4.000 chilometri, i deserti, il mar Mediterraneo, i barconi, gli scafisti, quando c'è un'Arabia Saudita, quando ci sono i paesi del Golfo, a loro vicini culturalmente, spesso interi religiosamente, che potrebbero spalancare le porte, ma non vanno là e arrivano qua. Perché? Perché cercano di fare oggi quello che non sono riusciti a fare 500 anni fa. 500 anni fa l'hanno fatto con le armi, adesso lo stanno facendo grazie alla nostra imbecillità. Perché il sistema dell'informazione ormai ci vende, vi vende, mi vende il fatto che se voi oggi, finita la scuola politica alle 18-18.30, tornate a casa e in casa non avete neanche un profugo, siete degli sfigati. Siete cattivi, siete razzisti, siete xenofobi, siete islamofobi, siete... Perché è questo? Il mondo al contrario. Ma il mio vicino di casa romano è disoccupato, sfrattato, con la mamma disabile, io aiuto lui. Ma lascia perdere, cosa aiuti il romano? È fuori moda. Aiuta uno che arriva dall'altra parte del mondo. È questo, quindi mondo reale, mondo costruito. Per il momento stanno vincendo loro, indubitabile, perché quando Renzi ieri va a fare il fenomeno in Veneto a dire Salvini sbaglia tutto, dice tutto il contrario di quello di cui c'è bisogno, perché noi quest'anno cresceremo dello 0,8, ciumbia, cresceremo addirittura dello 0,8, in un contesto internazionale, ve lo spiegheranno nelle prossime settimane meglio di me coloro che ci lavorano, col petrolio ai minimi storici di sempre, con un cambio dollaro-euro che non torna più nella storia, con miliardi di euro che dall'Europa arrivano alle banche e poi nelle banche si fermano perché non arrivano nelle vostre imprese o a casa vostra, quindi in un contesto internazionale che più favorevole potrebbe essere, grazie al quale ad esempio quest'anno la Polonia e la Spagna crescono 4 volte più di noi, e non sto parlando degli Stati Uniti e di potenze economiche, ma stiamo parlando della Polonia e della Spagna, che non hanno Renzi, non hanno Jobs Act, non stanno riformando il Senato, la Costituzione, non hanno la Boschi, non hanno Alfano, non hanno la Verdini, e forse per questo crescono 4 volte più di noi. E Renzi va a fare il fenomeno in Veneto dicendo: toglierò la tassa sulla prima casa, che avete rimesso voi. Soluzione geniale. E di più, l'anno prossimo toglierò l'IMU sui terreni agricoli, che avete inventato voi. Però passa, passa. Dobbiamo prepararci, perché il difficile per noi viene adesso, lo dico da segretario della Lega. Passare dal 3% al 15% è stato fantastico, bellissimo, difficile, entusiasmante, nessuno ci avrebbe scommesso. Il difficile viene adesso, e questa scuola ne è l'emblema. Non mi accontento, non mi interessa partecipare. Non mi interessa arrivare al 17, al 18, al 19%. Se sono qua, se siete qua, è perché vogliamo vincere. Vogliamo prendere questo studente. Vogliamo... Con tutti i nostri limiti, i miei limiti e difetti, non ci sono superuomini, non c'è Salvini salvaci, no, Salvini è uno fra i tanti, e quindi o ci salviamo tutti insieme. E questa sala è un germe di resistenza, ma non la resistenza di quelli che si riempiono la bocca di queste parole e poi vanno in piazza a far casino. Anche ieri due banchetti della Lega aggrediti, uno a Pisa e uno a Parma, dai democratici della sinistra,
che se la pensi come loro sei umano, se no sei una bestia che va cancellato anche con le cattive maniere. E quindi dovete essere cellule di pensiero, di libero pensiero, di controinformazione, di mondo reale, di mondo normale, dove il bambino è bambino e la bambina è bambina. E se il bambino vuole giocare con i soldatini, la bambina vuole giocare con le bambole, non è un mondo perverso che divide fra uomini e donne, è un mondo normale dove il bambino è bambino e la bambina è bambina, e poi ognuno avrà le sue scelte, i suoi orientamenti sessuali. Però se vogliamo pensare che Roma e l'Italia esistano ancora nel 2100, dal mio punto di vista è giusto che il bambino continui a essere trattato da bambino e la femminuccia da femminuccia, e il matrimonio si apre un uomo e una donna, e il bambino viene adottato da una mamma e da un papà. Ritenendo idioti quelli che discriminano in base agli orientamenti sessuali, in base al colore dei capelli, in base al colore della pelle, quella è idiozia, perché non c'è un essere umano migliore o peggiore rispetto a un'altra. Siamo esattamente sullo stesso livello, a prescindere da chi ti ha messo al mondo e da qual è il colore dei tuoi occhi. Però una società si fonda sul minimo di regole condivise, altrimenti è l'anarchia, dove c'è in corso il sinodo per la famiglia e il giorno prima è quasi normale che vada in televisione un sacerdote ufficiale della congregazione per la dottrina della fede, quindi non un passante ufficiale per la congregazione della dottrina della fede, che dice sono gay e convivo allegramente col mio compagno. Avrebbe potuto dire anche sono eterosessuale e convivo allegramente con la mia compagna, ma non ti ha ordinato il dottore di fare sacerdote ufficiale per la congregazione della dottrina della fede. Piccolissima parentesi, non spetta a me, ovviamente, ultima delle pecorelle smarrite, dare indicazioni a un'istituzione che ha millenni di storia alle spalle. Spero che non buttino via millenni di storia e di sacrifici alle spalle nel nome di un malinteso progressismo o modernismo che prepara la marmellata unica mondiale. A me non piace la marmellata, a me piacciono le differenze, le identità, le diversità. Io combatto per le diversità, per le bellezze che ci sono in Italia da nord a sud, per le lingue, per le culture, per le musiche, per i profumi, per il modo di essere che stanno cercando di cancellare. Vado a chiudere. Io spero che questa storia, questa scuola sia un antidoto all'omologazione, che rischio più grande, tutti uguali, tutti a guardare il Grande Fratello, tutti a leggere lo stesso libro pubblicato da quella società editrice, tutti a andare allo stesso centro commerciale, tutti a comprare lo stesso telefonino della stessa multinazionale, tutti a comprare la stessa Volkswagen, almeno fino a 15 giorni fa, adesso c'è qualcuno che si è posto un problema. Lo stesso telegiornale. Tutti. Informativamente io magari tornerò a fare mezz'ora, non di lezione che sono l'ultimo che può dare, mezz'oretta di riflessione sull'informazione, visto che sono giornalista. Importante Facebook, importante Twitter, ma il contatto reale è un'altra cosa. Il contatto, se uno vive solo su Facebook o solo su Twitter, se un domani qualcuno decide chiudo Facebook, chiudo Twitter, io mi sono isolato dal resto del mondo, non vivo la mia comunità, non vivo la mia città, non vivo le mie associazioni, non conosco i miei negozi, non partecipo alle attività dei miei figli nella mia scuola, sei finito. Perché in un mondo come quello di oggi, se staccano, che panico, cosa succede, come reagireste? Se oggi per 15 giorni staccassero la spina, qualcuno stacca la spina. Non c'è più Facebook, non c'è più Twitter, non c'è più il telefonino, non c'è più la mail. Io penso che i tre quarti del mondo vivrebbe nel panico. Oddio, non esisto. Oddio, senza gli amici su Facebook. Oddio, se non twitto non esisto. Non ho più relazioni personali, non ho più contatti umani, non conosco il mio vicino di casa. Io firmerei per avere una settimana di moratoria di telefonino, mail e social. Però il contatto umano è fondamentale, il vostro esempio è fondamentale. Purtroppo bisogna tener conto del fatto che il 44% della gente ancora oggi matura le sue scelte politiche in base alla televisione. Questo è.
i social, i giornali non li legge quasi più nessuno, la radio sì, è ancora fondamentale, però il 44% della gente, quindi un vostro concittadino su due, decide cosa votare in base al telegiornale, in base non tanto in base a Ballarò, Bruno Vespa. Il TG1 delle ore 20 fa 5 milioni di ascoltatori, il TG5 delle ore 20 fa 4 milioni di ascoltatori, e quindi è quello ti condiziona. Il programma più visto in assoluto in prima serata del mese di settembre in Italia è quello dei pacchi e Affari Tuoi, con quasi 6 milioni di telespettatori. Ma ogni tanto lo guardo anch'io per rilassarmi, non sono uno spocchioso di sinistra che se non guardi il documentario storico su Rai 3 alle 3 di notte sei uno sfigato. Secondo me hai dei problemi se guardi alle 3 di notte il documentario storico su Rai 3, che alle 3 di notte potresti fare altro. E quindi va benissimo il Grande Fratello, va benissimo Affari Tuoi, va benissimo il TG1, basta sapere di che cosa stiamo parlando. E quindi la vita reale è quella che fa sempre e comunque la differenza. Io penso che a queste seggiole si siederanno gente che la pensano in maniera molto diversa, e questo è un mio orgoglio. Non si siederanno degli uomini di apparato che porteranno la loro lezione, si siederanno persone che magari nella vita non hanno mai votato né mai voteranno per la Lega, però porteranno la loro esperienza professionale e di vita, perché è bello il confronto. Io non amo sentirmi dar ragione da coloro che la pensano come me, preferisco confrontarmi con qualcuno che non la pensa come me, perché magari porto a casa qualcosa io e magari riesco a lasciare qualcosa a lui. Quindi la bellezza di contaminarsi, di confrontarsi, di scendere in piazza, quello che Renzi non fa, perché è il monologo, al megafono unico, sembra George Orwell, sembra il maiale Napoleon che diventa il re della fattoria e poi non sa che cosa fare una volta diventato re della fattoria, con tutto rispetto per i maiali, finché ci fanno parlare di maiali, perché qualcuno si sta offendendo anche per il fatto che nelle scuole si insegnino i tre porcellini, che è una fiaba discriminatoria per i portatori insani di una religione ben poco pacifica, democratica e accogliente. E quindi io mi lascio in mani migliori delle mie, prendo l'aereo, vado a Milano, dalle 2 alle 3 sarò in collegamento a proposito di televisione con l'Arena di Giletti, dove indosserò, perché l'ho promesso ieri con le 600 persone, la felpa dell'Umbria, perché dobbiamo essere orgogliosi ciascuno delle sue radici, delle sue tradizioni, che stanno cercando di cancellare. L'Europa e Renzi come suo esecutore in Italia stanno cercando di appiattire, di omogeneizzare, di cancellare, di massacrare e di isolare tutti, perché gli uomini senza radici sono più malleabili, sono più controllabili, sono più indirizzabili. Se non hai radici, non hai lingua, non hai passato, sei un consumatore da centro commerciale della domenica pomeriggio. Non ho niente da fare, cosa faccio oggi pomeriggio? Vado a fare una passeggiata, vado a teatro, vado a sentire poesie? No, andiamo al centro commerciale 4 ore, poi non spendo una lira perché non ho una lira in tasca, però almeno vedo gente, faccio cose e vedo gente. Ecco, il mondo del faccio cose e vedo gente senza identità non è il mio e non è il vostro mondo. Grazie e buona giornata. Faccio gente. Faccio un attimo qui, guarda.